Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Ci siamo, finalmente è arrivato il giorno di Juventus-Napoli, partita che aspettiamo da qualche mese, partita attorno a cui è girata un po' tutta la stagione, che potrebbe da qui in poi regalarci, chissà, magari un finale tutt'altro che negativo a quella del Napoli. Ne parliamo insieme, 0816363 per quanto riguarda le vostre telefonate in diretta, 339-666-9990 il numero per i WhatsApp. Sono tanti i discorsi che si possono fare alla vigilia di questa partita, per esempio anche sulla formazione, no? Perché finalmente il Napoli è tornato ad avere una rosa molto lunga e allora qualche dubbio possiamo averlo, per esempio sul partner di Kalidou Koulibaly in difesa. C'è insomma una forte corrente, diciamo, che spinge per la possibilità che stasera giochi Amir Rahmani, ma ovviamente ci sono Maximovic e Manolas, anche se insomma reduci da brutti errori contro il Crotone. Potete dirci la vostra in tal senso, così come quello come sul discorso del centravanti, ecco, Osimhen o Mertens, questo forse è un altro dei dubbi principali. Con chi giocarsi questa partita contro la Juve, fatecelo sapere, vi ripeto, allo 0816363. Juventus che dal canto suo ha qualche dubbio, ne parleremo anche nel corso della trasmissione, per esempio sulla posizione di Cuadrado, che come anticipato ieri da Pirlo potrebbe giocare sia alto nel centrocampo del 4-4-2 o come terzino destro con Danilo che andrebbe a sinistra. Ne parliamo con calma, intanto cominciamo a salutare Fabio. Ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno. Senti, se volevo rivolgere a te, ma anche a Raffaele, se c'è, vedo che sì. non lo sento questa mattina. Ecco, il Napoli aveva più probabilità di vincere il 4 ottobre o adesso? Grazie. Grazie Fabio. Diciamo che sono due situazioni paragonabili, cioè in entrambi i casi il Napoli è arrivato alla partita meglio della Juventus come stato di forma, oggi anche con qualche calciatore in più, perché all'epoca non c'era Insigne, non c'era Zielinski, due giocatori che poi sono stati tra i migliori, quindi fondamentali per la stagione degli azzurri. Forse direi forse ha più chance oggi, ma ne aveva tante, veramente tante, anche all'epoca. Enzo, buongiorno. Ciao, buongiorno a te Raffaele, volevo salutare, complimenti per la trasmissione, ottimo professionismo. Volevo chiederti qualche cosa inerente a questa partita di stasera, perché sono un po' scettico, diciamo così, come diceva un'altra trasmissione che ho seguito, secondo me è meglio che gioca Rahmani posto di Manolas o Maximovic, che li vedo ultimamente un pochettino meno concentrati. Vero, questa è l'opinione di Enzo. Rahmani è una possibilità molto concreta, secondo me, ne parlava anche Raffaele ieri. C'è da dire però che Maximovic, per esempio, nelle grandi partite, penso alla partita con la Juve in casa, penso alle due vittorie di Milano e di Roma, aveva fatto veramente molto bene, così come Rahmani contro la Juve sempre nella gara di fuorirotta, no? Quindi secondo me molte volte, purtroppo, questo è un difetto, ovviamente, ci mancherebbe altro, i difensori del Napoli, alcuni giocatori del Napoli commettono delle ingenuità anche guardando un po' a chi è all'avversario, ecco, ingenuità che non commetterebbero contro grandi avversari, però non si diventa grandi fin quando non si fa anche quello step lì. Raffaele, buongiorno. Oh, ciao Andrea, buongiorno a tutti. Io vorrei subito chiedere, ma secondo voi Meret o Ospina, Rahmani o uno tra Manolas e Maximovic? Perché io credo che i dubbi di Gattuso veri siano questi qui e non li ha sciolti neanche ieri, attenzione, perché il giorno prima in genere si viene a sapere qualcosa, ma su questi due profili non ha sciolto le riserve. Secondo me fa bene, perché tenere sulla corda un po' tutti per questa partita chiave, soprattutto per la Juventus, sarà una gara chiave, perché se la Juventus dovesse vincere si consolida in zona Champions, se dovesse perdere a quel punto è il Napoli che scavalca tutti in questa corsa 4-5 per i tre posti di Champions League che sono ancora in ballo. Direi di sentire cosa ne pensa Sergio. Buongiorno Sergio. Ciao, buongiorno Sergio. Raffaele, buongiorno Andrea, come sempre complimenti per la trasmissione. Grazie.
E io ho chiamato perché sono stato di buon auspicio, io sognavo i 9 punti in queste 3 partite, siamo a 6 e sogno questi altri 3 punti. Benissimo. Stasera con la Juve. E io penso che se dovessimo scendere con carattere in mezzo al campo, io sono tifoso ma sono anche sportivo, penso che il Napoli ci darà proprio di brutto sulla Juve. E ti voglio lasciare con un mio pensiero, visto che io continuo a sognare: se stasera dovessimo vincere o dovessimo pareggiare, io penso che noi auspiciamo ad arrivare al secondo posto quest'anno. Beh, Raffaele, sì. Un bacione forte e complimenti ancora per la trasmissione, buona giornata. Grazie, e grazie. Forza Napoli. Grazie, ovviamente forza Napoli, grazie a te. Ricordiamo anche il 339-666-9990 per i vostri messaggi scritti e vocali. Arrivano talmente tanti, caro Tony Molà, che si fa fatica ad aprire il sistema, però noi ce la faremo lo stesso. E adesso sentiamo uno di questi messaggi. Ciao, buongiorno Pipe, sono Serazzano. Ciao, ciao, grazie. Raffaele, ciao. Io stasera vorrei giocare la stessa formazione che ha giocato contro il Cotone. Ce l'attacco in avanti, però cambiando solo Lozano sulla destra al posto di Politano, Mertens mezza punta, veramente tante anche. E indietro mettere Rachmani al posto di Manolas e Isai. Sì. C'è da giocare con Meret, Isai, Rachmani, Koulibaly e Di Lorenzo, i 4 di difesa. Vai. Poi andrei a giocare con i 2 di centrocampo, Fabian e Demme, e in attacco giocherei con i 3 davanti, Insigne, Lozano e Osimhen, e dietro Osimhen Mertens. No. Troppo sbilanciata e Zielinski secondo me sarà dalla partita. Andrea, penso che sì. Se c'è uno che gioca certamente si chiama Piotr Zielinski, ci mancherebbe. Sì, sono d'accordo, ma mi ha incuriosito la domanda che mi ha fatto prima Fabio, voglio porla anche a te. Sì. Napoli ha più chance di vincere oggi o ottobre? Secondo me in entrambi i casi, cioè in entrambi i momenti migliori, no. Se vogliamo, del Napoli. No, secondo me ha ragione Fabio. Il Napoli aveva chance di vincere a ottobre, in quel momento, terza giornata di campionato. Juve sbandatissima, ancora non riusciva a trovare il profilo tattico, ma ancora oggi non ce l'ha, anche perché stasera credo che giochi con una difesa a 3 un po' mascherata, un centrocampo a 5. Oggi invece la Juve è disperata, Andrea. Oggi la Juve è una squadra disperata. E quando la Juve è disperata bisogna preoccuparsi, questa è la verità. Oggi la Juve, se perde, c'è pure il rischio che mandi via Pirlo e arrivi Allegri. Perciò ti dico, è una gara della disperazione per la squadra bianconera. A ottobre era tutta un'altra storia. Voglio dire, rispetto al 4 ottobre, terza giornata di campionato, il Napoli probabilmente è lo stesso di quella data lì. La Juve no, la Juve oggi è consapevole che è di fronte al baratro, quindi perciò bisogna preoccuparsi. Chi c'è? Francesco al telefono. Buongiorno. Francesco. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea, complimenti per la trasmissione. Grazie, ciao. Grazie. Senti, grazie. Io volevo fare alcune considerazioni per quanto riguarda i portieri. Io farei giocare Meret stasera. Sì. Così, anche per un fatto scaramantico, diciamo. Ma non c'è. Hai ragione, perché Meret contro la Juve si è comportato sempre bene. Poi volevo fare considerazione anche per quanto riguarda il Napoli di Sarri dei 91 punti, sì. Perché ho una mia idea. Cioè, noi abbiamo perso lo scudetto non contro la Fiorentina, noi abbiamo perso quando abbiamo vinto tipo 10 partite di fila dopo la Fiorentina, e la Juve l'ha vinto a 10 anche la Juve. Cioè, vediamo l'Inter che ha fatto un filotto di 9 vittorie consecutive e ha staccato la seconda. Invece il Napoli, anche facendo un filotto di 10 vittorie consecutive, non staccammo la Juve. Però c'è anche da dire che in quel periodo la Juve comunque vinse le partite contro Cagliari, Fiorentina, Lazio, Torino, partite che non meritava di vincere, ed è questo che l'ha mantenuta a galla. Poi per forza di cosa noi siamo crollati un po' contro la Lazio, c'era un rigore per la Lazio non dato, la Juve che giocava sempre prima del Napoli, il Napoli era sempre costretto a inseguire. Guardate, quella è una stagione che se volessimo consegnare nelle mani di quelli che fanno quarto grado, no? Mi ricordo i conduttori come si chiamano, troveremmo tante cose molto molto simpatiche di quella stagione lì, che poi hanno avuto l'esaltazione massima con Inter, Juventus e con l'arbitraggio del signor Orsato. Marcello al telefono, buongiorno.
Ciao, buongiorno Raffaele. Ciao. Mi allaccio al discorso di che facevi poc'anzi, che dobbiamo stare attenti. Sembra che di qua e di là siamo favoriti, ma non siamo assolutamente favoriti. Esatto. La Juve poi è arrabbiata per due motivi. Prima per le cose sue, che è una grande squadra, i soldi che spende, e poi un'altra cosa, Raffaele, non so se siete d'accordo, anche se stasera va male e perdiamo, non tutto è finito, anzi abbiamo molte possibilità di arrivare in Champions, perché sono tre punti alla fine se malaguratamente la partita va male stasera. Quindi non devono dire che uno spareggio e tutto è perduto stasera, assolutamente no, perché ci sono tanti punti in palio e il Napoli li può recuperare come ha recuperato questi qua. Non so se sei d'accordo su questo. Sì, sì, è uno spareggio, ma non è una finalissima, bisogna dire questo. È uno spareggio. Ma infatti, prima dicevi, è una partita decisiva soprattutto per la Juve, no? La classifica racconta questo. Certo, Se perdi questi tre punti, li perdi solo nei confronti della Juve, resta invariata la distanza con Milan e Atalanta, e la Juve sinceramente tra queste è quella che faccio più fatica a immaginarmi per tanti motivi fuori dalla Champions, quindi non sarebbe tutto perduto. Messaggio vocale, ci fermiamo. Guidaffi, da Pinuccio Bello. Chi è? Chi ti parla è Raffaele da Costantinopoli. E là, ciao Raffaele. Si vince, si va meno uno dal Milan, oggi al secondo posto, già lo dissi la settimana scorsa, corsa sul Milan. Vedo come uomo partita Piotek Zelinski stasera. Forza Napoli, complimenti per la trasmissione e salutiamo il nostro amico Davide l'Americano. Ciao Raffi, un bacio. Allora, saluti a Davide l'Americano, ci stai chiamando con che, col megafono, Raffaele? Oppure con Skype, probabilmente con Skype, si sente così male con Skype, mamma mia, Oppure ti ricordi il film di Totò, Votantonio, che credo che stava parlando così dalla finestra. Così. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. I conduttori di Se quarto consegnassimo grado. Nelle loro mani la stagione 2017-2018 del campionato di Serie A, troverebbero delle cose molto simpatiche, magari io lo provo. Quantomeno una bella puntata ci uscirebbe sicuramente. Dobbiamo fermarci adesso per qualche istante, poi anche qualche ospite al nostro microfono, a tra pochissimo. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, sentiamo un po' gli umori delle persone che questa sera ovviamente aspettano con ansia di vedere questa partita, nella quale è giusto chiarire, Andrea, sennò sembra che noi diciamo il Napoli può pure perdere, nel senso che nei tre risultati che sono in ballo per tutte le partite di calcio questa sera, il Napoli è la squadra tra le due che ha meno da perdere, quindi diciamo che pure una sconfitta sarebbe poco dolorosa rispetto alla Juventus, che in caso di KO veramente si metterebbe malissimo. Sentiamo un messaggio vocale e poi torniamo anche al telefono. Si è inceppata questa cosa qua, tutti portano il Napoli, tutti portano il Napoli favorito, la Juve in crisi eccetera, ma la Juve due partite di seguito non le sbaglia mai. Oggi loro non stanno facendo l'allenamento sul campo, stanno chiusi in una stanza con tutti gli agnelli e tutto l'entourage juventino della società, e stanno facendo esercizio mentale, stanno facendo il lavaggio del cervello. Stasera saranno 11 belve, magari il gioco non ce l'hanno, ma saranno 11 belve, e noi siamo l'agnello sacrificale stasera, altro che favoriti e non favoriti. Grazie, arrivederci. È una visione un po' crepuscolare di questa partita, non ha detto cose scorrette, anzi, però dire proprio che all'agnello sacrificale addirittura, io non credo che il Napoli si proponga a mettere la testa sul ceppo, sinceramente, anzi. Comunque sulla storia che la Juve non ha sbagliato mai due partite consecutive, in realtà è successo proprio adesso il contrario, nel senso che contro il Torino è stata la prima volta che la Juve non ha vinto dopo aver perso in questo campionato, e non c'è due senza tre, questo suggerisce la retorica. Messaggio vocale. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Michele da Casoria. Ciao Michele. Ti do la formazione ufficiale del Napoli stasera. Prendi carta e penna, Andrea. Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Isai, Demme, Ruiz, Zielinski, Politano, Insigne, Mertens,
Forza Napoli. Segna state informazioni che mi sono segnato il numero 34843 eccetera eccetera, quindi poi dopo lo chiameremo. Vabbè, intanto il modulo non è come l'ha letto lui, l'ha certo, letto come un 433, certo. Sarà un 4231. Non penso giochi Manolas e non penso giochi Politano, per il resto ci siamo. Anche se poi non, cioè, per te è così sicuro che giochi Lozano invece di Politano, Raffaele? Per me sì, poi mi sbaglierò, ma per me sì, certamente. Mauro al telefono, buongiorno. Buongiorno Raffaele, buongiorno. Ciao. Andrea, allora io questa partita di oggi, di stasera, c'è una partita fondamentale per il Napoli e per la Juve. Per la Juve perché se perde veramente potrebbe mettere a rischio anche il quarto posto, e se la Juve va in Champions veramente si ridimensionerà parecchio. E per il Napoli perché se vince questa partita ci sarà uno switch importante nella mente dei giocatori del Napoli, perché vincendo contro la Juve poi veramente acquisti una fiducia molto forte. Penso che il Napoli però debba stare attento, perché comunque la Juve è abituata a queste partite, e penso che il Napoli debba fare una gara attendista e partire in contropiede, perché ha i giocatori per poterlo fare. Spero che la Juve, dicono che ha sbagliato due partite delle ultime tre, spero che sbagli anche la terza con il Napoli. Forza Napoli sempre. Certamente. Abbiamo telefonato? No, abbiamo già sentito Mauro, cioè, o no? Sì, questo era Mauro. L'abbiamo appena sentito, sì. Allora sentiamo un messaggio vocale, vai, sentiamo. Poi inceppato. Allora Raffaele, mi volevo riallacciare, sono Gigione da Napoli. Ciao Gigione. Riallacciare all'amico di prima che diceva che la Juve due partite non le sbaglia mai. Ne esiste proprio, è un campionato intero che sta sbagliando e stasera perdono. Ciao Raffaele. Vedi, sta cosa che ha detto la Juve, lo sbaglia due partite, ha scatenato proprio un casino. Abbiamo l'ospite al telefono o abbiamo un amico che ci... Filippo, buongiorno. Pronto? Sì Filippo, buongiorno. Ciao, buongiorno Raffaele, complimenti per la trasmissione. Grazie Filippo. Voglio fare tre considerazioni stasera. Il Napoli stasera pareggia. Vabbè. Poi un'altra considerazione, la seconda cosa di Napoli, il centrocampo di Napoli lo dico io, Demme, Ruiz, Terisci, l'attacco, Insigne, Mertens e Lozano, questo è l'attacco, e il Napoli stasera va a me minimo un pareggio. Tu che dici? Spero che tutto ciò che hai detto possa risultare vero, anche se sulla formazione io sono d'accordo con quello che tu hai poc'anzi elencato. Io condivido quei nomi che hai detto, anche il pareggio tutto sommato, Andrea, mica lo possiamo, non ci sputiamo no. Sopra, come si dice in gergo. Guarda, un pareggio secondo me metterebbe il Napoli proprio sulla strada giusta per un gran finale, per la qualificazione in Champions League. Vincere sarebbe qualcosa in più, cioè veramente qualcosa, fare un grande passo in avanti, ma già pareggiare metterebbe il Napoli sulla strada giusta dal mio punto di vista. Allora abbiamo un ospite che ci può raccontare diciamo con dovizia di particolari certe partite così sentite, questi confronti diretti, no? Come si preparano, e il calciatore che cosa gli viene nello stomaco prima di scendere in campo. E poi credo che i signori Gattuso Gennaro e Pirlo Andrea li conosca piuttosto bene. Filippo Galli che è in collegamento con noi, buongiorno Filippo. Buongiorno, ciao a tutti. Beh, insomma, rispetto a cosa accadeva a quelle partite è passato così tanto tempo che è difficile ricordare. Era un altro sport oggi chiaramente, il calcio. Però ma tu conosci il mondo Milan, conosci Gattuso, conosci Pirlo, quindi da allenatori secondo te la vivranno ugualmente come facevano da calciatori? Ma insomma sono due caratteri completamente diversi, almeno così per quello che appare, no? Che lo sappiamo, sì. Rino è molto focoso, molto anche nel linguaggio corporeo e non solo, molto anche pittoresco se vogliamo, no? Mentre Pirlo è un po' più posato, però credo che la vivranno davvero con grande partecipazione, con grande, adesso non sto a dire tensione, ma sì. Credo che anche loro vivranno, anche lo stesso Pirlo vivrà con una certa tensione questa partita, ma come si vivono d'altronde queste partite. Secondo te tra i due chi rischia di più nella partita di questa sera, Filippo? Ma non lo so, io credo che insomma la partita di questa sera non sia così decisiva. Certo, se dovesse arrivare la sconfitta di qualcuno
di una delle due squadre, è chiaro che dal punto di vista mentale, emotivo, potrebbe avere degli strascichi. Dopodiché credo che mancheranno ancora, mi sembra, 9 partite, insomma, quindi 27 punti in palio, c'è ancora tutto il tempo. Beh, è chiaro che una sconfitta potrebbe mettere in discussione e creare degli scossoni all'interno dell'ambiente, no? dei due club. Quindi davvero è difficile dire chi stia rischiando di più. Poi in Italia facciamo rischiare in fretta tutti. È vero. Ecco, allora ti faccio una domanda più cattiva, nel senso la tua posizione. Chi ha fatto meglio quest'anno tra Pirlo e Gattuso? Ma io credo che Marino abbia fatto bene, con tutte le difficoltà che gli sono paventate sul percorso. Ma lo stesso Pirlo, insomma, non dimentichiamo che era la prima esperienza, una Juventus che è andata in una direzione di rinnovamento, e quindi insomma anche per lui, insomma, per entrambe le situazioni non sono state facili, quindi si presentano a questa partita direi alla pari, insomma, voglio dire, non per essere Salomone, no, credo che insomma, non si possa dire che entrambi non abbiano certamente dato il meglio, ma insomma è chiaro che la Juve era abituata a vincere il campionato, si trova anche quest'anno con un Inter che ormai da qualche anno programmava, no, l'essere lì in testa, e quindi ci poteva stare, quindi non è facile, con un'altra vita le cose sarebbero andate diversamente. Tu ci credi che la Juve continuerà a compirlo l'anno prossimo, Filippo? Ma io sì, perché non dovremmo crederci, insomma, fino a prova contraria, voglio dire. Perché nel calcio tante volte le cose dette adesso tra un minuto non valgono più. Ma questo sicuramente, voglio dire, però ciò non vuol dire che Pirlo non continuerà, insomma, sappiamo benissimo come siano importanti i risultati e gli esiti nel nostro mondo, senza andare a valutare il processo, come si è svolto, e quindi ci sta tutto, ecco, però davvero mi auguro che lui possa rimanere lì. Va bene, Filippo, tanto le commenteremo le gesta delle due squadre, quindi vedremo se tutto quello che abbiamo detto corrisponde al vero oppure se è il contrario. Grazie Filippo, grazie. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. E buona giornata. Ciao. A Filippo Galli, un messaggio vocale e poi ci fermiamo nuovamente. Ciao, buongiorno Raffaele, complimenti sempre per la trasmissione. Raffaele, ti posso fare una preghiera? Vai. Cortesemente stasera su Radio Marte trasmetti tu la partita con la tua magari guarda, pagherei per poter sono emozionato la festa sera in Napoli deve vincere, ci manca la tua radio cronica, Salvatore. Speriamo che possa tornare quanto prima di chiudere, però Andrea, è giusto anche dare una notizia, perché abbiamo visto che il Napoli ha dato un'informazione che il nuovo giro di tamponi effettuati questa mattina al tutto il gruppo squadra ha dato esito negativo. Perché il Napoli ha fatto questo nuovo ciclo di tamponi? Perché nella giornata di ieri un componente dello staff sanitario che è, tra l'altro, non presente a Torino, è risultato positivo. Quindi, in accordo con le autorità sanitarie e con il protocollo della Federcalcio, il gruppo squadra si è sottoposto a questo ulteriore massacro, perché guardate che è un massacro. Se non avete fatto il tampone, lo capireste, se l'aveste fatto, un massacro anche questa mattina, fortunatamente tutti negativi, e ora possiamo anche fermarci. È vero, abbiamo avuto proprio così questa minaccia Covid da tutti i lati in questo momento in casa Napoli, pare però che l'abbiamo scampata. Torniamo tra pochissimo e parliamo anche un po' con un medico molto medico illustre nel calcio di questa situazione. Pubblicità. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Andrea, abbiamo al telefono l'ex medico della nazionale italiana, è stato per tanti anni anche campione del mondo, il dottor Enrico Castellacci. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Ma subito una curiosità, credo che il dubbio stia venendo a tutti, ma questi tanti positivi
che sono reduci dalla nazionale, credo che siamo arrivati al numero di 15 tra calciatori e staff. Quello che colpisce di più è la positività di Verratti, caro dottor Castellacci, ma era già stato colpito dal Covid Verratti? Che cosa è successo? Perché è preoccupante sapere che a distanza di così poco tempo si possa nuovamente essere contagiati dal virus. Beh, può sembrare strano, ma sicuramente non è possibile, perché se il contagio è stato lieve, anche gli anticorpi di riflesso saranno pochi, per cui è più facile poter ricascare. Se invece la malattia è stata più forte, chiaramente ci sarà una carica anticorpale molto più ampia e quindi è più difficile. Così come per la durata, ecco, dell'immunizzazione a chi ha avuto il Covid. Chiaramente chi ha una carica anticorpale più alta avrà un'immunizzazione più lunga. Ecco. Quindi c'è da meravigliarsi un pochettino, ma non da rimanere completamente stupiti, ecco. Sì. Cioè, nel senso che al di fuori del calcio questi casi, possiamo dire, professore, che sono, non dico la quotidiani, ma quasi, cioè un fenomeno già conosciuto. Ma certamente, poi tutto viene enfatizzato a livello calcistico, quindi chiaramente colpendo la situazione Verratti viene enfatizzato il tutto, però queste sono cose che possono capitare normalmente, che purtroppo, dico purtroppo, capitano giornalmente. Io non so lei da che, in che posizione si colloca in questa scelta del Sassuolo di non far giocare due calciatori reduci dalla nazionale che sono comunque risultati negativi. Non li ha fatti giocare contro la Roma, parliamo di Locatelli e Ferrari, e non li farà giocare neanche stasera contro l'Inter. Ora io mi chiedo una cosa, se tutti i club della Serie A adottassero questo principio, io lo capirei. Tutti i calciatori che sono stati in nazionale e che sono stati a contatto con altri calciatori risultati positivi, teniamoli a riposo e aspettiamo di capire se esplode in loro il virus. Ma altrimenti che senso ha, mi scusi dottore, non far giocare dei calciatori comunque negativi per non rischiare che il gruppo squadra si contagi e poi vai ad affrontare altre squadre nelle quali ci sono calciatori che pure loro sono reduci dal contatto con la positività di vari Bonucci, Verratti, eccetera eccetera. Io questa non l'ho capita, sta mossa. Guardi, questo è un dubbio che sta prendendo molto. Anche ieri in un'intervista mi hanno detto: ma professore, ma com'è possibile che non ci sia uniformità di intenti? Esatto, effettivamente esatto. L'uniformità non c'è, però rendiamoci conto di una cosa, cioè, secondo me il Sassuolo ha avuto un senso di responsabilità come società notevolissima, privandosi di giocatori importanti per non far rischiare la squadra. È vero che poi ha giocato con altre società che non hanno adottato questo criterio. Ricordiamoci che il fatto che sia il tampone negativo vuol dire poco, e lo abbiamo visto anche in nazionale, perché basta che il giorno dopo magari risulta positiva. C'è sempre una finestra che è aperta, che dura diversi giorni, che possono andare da 5 a 10, per cui è stato forse un eccesso di cautela, però insomma va apprezzato il senso di responsabilità. Che ma poi per gli carità, altri lo facciano o non facciano è un problema loro. Però non è un problema loro, dottore, non è un problema loro, perché se io no, gioco è un problema con loro nel senso che per l'acquisizione della responsabilità, no, non per il generale. Secondo me ci dovrebbe essere una uniformità di intenti, per cui ci dovrebbero essere delle, ora parlare di protocolli per amore del cielo, perché visto che i protocolli non hanno avuto molto successo nel nostro paese, specialmente a livello calcistico, ma insomma delle indicazioni in cui si dice che coloro che sono stati a contatto magari per 8 giorni non possono rientrare in squadra. Allora lo devono decidere a livello nazionale, la Lega Calcio, la Federcalcio deve decidere. Se succede questo, chi è stato in nazionale non deve
deve giocare, se no altrimenti noi possiamo pensare tutto, la responsabilità la devono prendere i medici sociali e società, più che altro. Esatto. Quindi dico, quando ho detto un problema loro, no, non intendevo dire che non c'è il rischio, no? Esatto. Intendevo dire che l'assunzione di responsabilità è un problema loro, se lo vogliono fare o no. Per me il Sassuolo, devo dire onestamente, in questo momento di crisi ha fatto bene. Sì. Avrà fatto pure bene, io non dico di no, però devono fare bene tutti, altrimenti è come se non facesse bene nessuno. Io non faccio giocare i miei calciatori e poi gli altri calciatori della squadra vengono contagiati da Mancini, da Spinazzola, da Barella, non so, da tutti quelli che le altre squadre fanno giocare. Ha ragione, allora il criterio è quello di osservare la mancanza di uniformità di intento. Questo è il concetto. Quindi noi in questo momento discutendo di questo non è una discussione salottiera, evidenziare che questa diverso senso di responsabilità delle società denotano una mancanza di uniformità e quindi denotano che non c'è un'indicazione che dall'alto viene per cui tutti dovrebbero fare nella stessa maniera, come sarebbe logico e come giustamente dite voi. Professore, per chiudere, visto che c'è un importantissimo Juve-Napoli stasera, ce lo dà un ricordo al volo di Gattuso e Pirlo, compagni nella sua nazionale? Mi spiace che tra l'altro questa partita venga anche questo enfatizzata per cose non simpatiche. Avrei preferito mille volte che questa partita si fosse svolta nella data in cui era stata predestinata, anche perché si incontravano due amici in panchina, su due panchine estremamente importanti, due campioni del mondo, due ragazzi che durante i ritiri della nazionale stavano tantissimo insieme perché scherzavano moltissimo, perché anche Pirlo è un serioso quando lo vedete, ma è estremamente nella vita intima, personale, estremamente scherzoso e simpatico, e quindi i due si batti che si giocavano spesso su questo ed erano altamente simpatici. Vederli ora seduti su due panchine molto che scottano tutte e due in una partita estremamente importante anche per la classifica Champions, mi spiace, avrei preferito che non ci fosse questo fuoco dentro questa partita, perché sono due grandi personaggi e io sono poco obiettivo nei loro confronti perché sono due grandi amici e quindi auguro ogni bene nel futuro per tutte e due. Certo, e infatti, però per chiudere, visto che lei ha toccato l'argomento e ha detto avrei preferito che la partita si fosse giocata quando si doveva, cioè il 4 ottobre, io le dico che all'epoca l'ASL di Napoli adottò lo stesso principio che ha adottato il Sassuolo. Per cautela io non mando in giro calciatori che hanno in squadra due positivi e che hanno affrontato pochi giorni fa un'altra squadra con 22 calciatori positivi. Però io dalle parti di Torino non sento la stessa cura nei commenti che si sta avendo per il Sassuolo. Anche all'epoca l'ASL ha fatto un lavoro di prevenzione, cosa che le spetta di diritto dalla legge dello Stato, non è che l'ha fatto per Ma certamente, cioè questo è il paradosso, che i protocolli non rispettano quello che la legge dice. Cioè, il protocollo che dice che comunque uno deve andare a giocare eccetera eccetera, lo sapete bene, non ci ritorno sopra, non fa riferimento al fatto che le aziende sanitarie per legge sono quelle titolari delle decisioni, per cui nel momento in cui la di Napoli aveva preso questa decisione la partita non poteva essere giocata, chiuso il discorso. Cioè tutto quello abbiamo che messo poi 3 gradi di giudizio per arrivarci, ma ci siamo arrivati. Come è stato un circolo mediatico, insomma, che non ha avuto nessun senso logico, ma la cosa ancora più paradossale è che ad oggi, dopo che tutto quello che è successo, i protocolli non sono stati ancora cambiati, per cui tutte le volte staremo a discutere o a parlare di una cosa che
decisa per legge, le aziende decidono, esatto. Chiuso il discorso. Ma lei come presidente dell'associazione medico sportiva vuole farsi promotore di qualcosa per... Ma guardi, io mi sono fatto promotore e mi sembra strano che voi me lo ricordiate quando io per mesi e mesi ho criticato i famosi protocolli, come voi ben vi ricordate. Certo, e aveva ragione a criticarli. Subendo le ire anche, mi dispiace, di amici come il presidente della Federcalcio, la Federcalcio eccetera, io non avevo nulla contro loro, ma i protocolli erano chiaramente desueti, non attuabili, e così è stato. Quest'ulteriore dimostrazione è palese, insomma, ad oggi ancora non vogliono modificare un protocollo che ti dice di rifare una partita quando comunque sia sono le aziende sanitarie che devono decidere. Cioè, basterebbe poco, dico, ma molto poco, riprenderle in mano e almeno cambiarle, certo. Perché non tanto siano, se non lo cambiano loro lo cambia il giudice, per cui la partita la fa giocare di nuovo il giudice, per cui sarebbe il caso di adeguare. Lo sappiamo già e aspettiamo che ricapiti. C'è un'ottusaggine. Guardate, non è difficile che ricapiti, vedete come il virus corre comunque nel calcio. È vero. Velocemente e ci ritorna. Noi pensiamo sempre che sia l'ultima volta quell'episodio e poi ci ritroviamo. Guardate anche quello che è successo in nazionale, che dovrebbe essere una bolla, che in realtà è diventato un focolaio. Va bene, torneremo a parlarne, caro dottor Castellacci, la ringraziamo molto e le auguriamo buona giornata. È stato un piacere, buona giornata e buon anche lavoro per noi. Buona giornata Enrico Castellacci, tra l'altro è anche, come dicevo poc'anzi, presidente dell'associazione medico sportiva. Dobbiamo fermarci, se non sbaglio, ci siamo arrivati. Dobbiamo anche abbastanza rapidamente, poi il gran finale con voi 081 636 363 per intervenire in diretta tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, ricordiamo i numeri, tanto li conoscono a memoria, però ce li ricordiamo noi stessi facendo questo esercizio. È vero, ce li autoricordiamo, 081 636 363 per le telefonate, ma c'è anche la possibilità di inviarci messaggi WhatsApp al 339 666 9990. Intanto in linea con noi c'è Claudio. Raffaele, sì, ciao. Sì. Claudio. Ciao Claudio. Sì, ciao Raffaele, volevo chiederti un paio di cose in merito alla questione Sassuolo-Roma. Venerdì ti ho seguito, è stata una puntata intera a parlare di complotti e non lo so, provo io a prendere la linea ma non sono riuscito. Sì. Cioè parlare una trasmissione intera di complotti quando poi il Sassuolo ha fatto a Roma. Lo stai dicendo tu, io non ho mai detto. No, tu l'hai detto venerdì. No, io ho parlato di una cosa strana. È nata cosa, non era noi. Complotto lo stai dicendo tu. E questo 2-2 poi che cosa strana comporta? Che vuol dire questo 2-2 cosa comporta? Nel senso che tu hai detto che era una cosa strana perché la Roma era una diretta concorrente del Napoli per la quarta. È una cosa strana pure che non giochino stasera, se mi permetti. È una cosa strana pure che non giochino stasera. Hai detto anche che non era corretto il Sassuolo preventivamente non mettere dei giocatori quando ora invece in trasmissione ha detto che ha fatto bene il Sassuolo per evitare un contagio. Io ho detto, ma tu veramente, tu guarda, secondo me quando mi ascolti pensi ho riascoltato anche la puntata di venerdì, pensi a qualche altra cosa. Io proprio oggi hai detto che ho detto questo e non è vero, quindi pensa c'era, come tu, c'era allora, il dottore in diceva linea. Massimo Troisi, il problema non è quello che io dico, è quello che la gente capisce. Tu capisci fischi per fiaschi, per non dire lucciole per lanterne. Non ho mai parlato di complotto, lo stai dicendo tu perché capisci male quello che dico. Non ho mai detto complotto, ho detto a me risulta strano che il Sassuolo non faccia giocare due nazionali contro la Roma e poi non li fa giocare manco stasera contro l'Inter. Ma perché non li fa giocare? Questo voglio capire. Cioè il Sassuolo pensa di salvare il mondo non facendo giocare i due nazionali che sono negativi? Che cosa pensa di fare? O tutti gli altri sono i cattivoni? Gli altri sono i cattivoni che fanno giocare i loro negativi. E il Sassuolo che si erge al ruolo di paladino di questa correttezza nei rapporti tra calciatori e altre squadre. Ma che stiamo scherzando? E voi poi vi permettete di puntare il dito contro il Napoli e contro l'ASL Napoli 1 e Napoli 2? Puntate il dito dicendo l'ASL ha aiutato il Napoli. Allora voglio dire una cosa:
se il pensar male vale per tutti, allora io voglio pensar male. Siamo autorizzati a pensar male. Se voi pensate che l'ASL, perché i dirigenti delle squadre, di certe squadre, pensano veramente che l'ASL abbia voluto aiutare il Napoli, allora permettete che voglio pensare male pure io, visto che i comportamenti sono uguali. L'ASL ha fatto prevenzione e le spetta di diritto, perché l'ASL è Dipartimento Territoriale di Prevenzione, e ha evitato che i calciatori del Napoli, nei quali poteva scoppiare un focolaio, andassero a contagiare anche quelli della Juve a Torino. Mo sta cosa la fa il Sassuolo. Ah, che grande opera che sta facendo il Sassuolo. Dobbiamo elogiare il Sassuolo. Cioè, ha fatto la stessa prevenzione che fece l'ASL. Ma il Sassuolo è bravo e l'ASL di Napoli ha aiutato il Napoli. Ma mi fate il favore, io poi quando sento queste cose da gente di Napoli che dovrebbe aprire il cervello invece di fare i fenomeni, tu hai detto il complotto, mai detto, tu hai detto il Sassuolo ha fatto bene, mai detto. Quindi capite pure, fischi per fiaschi, per non dire altro. C'è Domenico al telefono. Domenico, buongiorno. Torniamo a Juve Napoli, ciao Domenico. Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno signor Raffaele. Ciao. Sono Mimmo da Cesare Romeo e voglio dirti una cosa. Dimmi. Complimenti per la trasmissione, sei un giornalista molto onesto, comunque condivido pienamente tutto quello che hai detto adesso. E per quanto riguarda stasera, noi non dobbiamo metterci a paura della signora Juve. La Juve deve avere rispetto del Napoli, perché se giocavamo quando dovevamo giocare, già lì li avevamo battuti. Hai ragione. E comunque ti dico una cosa, stasera la Juve piangerà. Forza Napoli a tutti. Ciao, speriamo pure che non piange, basta che perde, poi può anche ridere dopo che ha perso. La signora è vecchia, deve avere le batoste. ciao e forza Napoli, ciao grazie, Napoli, buona ciao. Giornata, grazie, sentiamo un messaggio. Grazie Mimmo. Scorso fece una trasmissione intera alludendo al fatto è sempre lo stesso, ho capito, quindi ha prima mandato il messaggio vocale e poi ci ha pure telefonato. Sentiamo un altro messaggio. Donna Auriemma, non ti arrabbiare, comunque ti faccio prima gli auguri per il tuo compleanno. Ma non è il mio compleanno, perché sei giovanissimo, ti conosco da tanto. Comunque forza Napoli e mettiamo Lozano sulla fascia di Quadrato, che è il più insidioso per noi. E attenti i tuffi, perché Mariano ci casca come fece quello con la Spezia. Ciao. E con la Spezia, che cosa ha fatto con la Spezia? Non ho capito tu. È il rigore di Fabian Ruiz, che però altro che tuffo, cioè lì è un'ingenuità clamorosa del centrocampista del Napoli, diciamo le cose come stanno, secondo me, più che Mariani che ci è cascato. Guarda che Lozano sulla fascia di Quadrato, per tenerlo a bada e bloccarlo un po', non sarebbe un'idea sbagliata, però infatti. Poi dove vai a mettere Insigne, che è il tuo giocatore migliore, quindi è vero, quindi tu devi giocare idea, come sai, e l'avversario ti deve temere. Esatto. Messaggio vocale si parte, però che questo si è proprio Raffaele, guarda, io spesso sono in disaccordo con quello che dice, mi e fa a volte piacere. Anche d'accordo, però non puoi andare a paragonare la situazione Sassuolo con quella del Napoli, perché il Sassuolo, privandosi di giocatori, fa qualcosa che va contro il suo interesse, quindi non solo gioca ma perde anche due giocatori. Il Napoli ha ricevuto il rinvio della partita, in quel caso ha ricevuto quindi cosa? Mancavano ha ricevuto un danno e non va proprio giocata la partita. A volte veramente mi sorprendo di alcune tue interpretazioni. No, io a volte mi sorprendo che non capite. Estremamente intelligente. Cioè, ma io pure dico, ma tu che parli così dovresti essere una persona intelligente. Io mi vedo che non capisci. Cioè, il Napoli ha ricevuto cosa? Un danno. Dall'ASL il Napoli ha avuto un danno. Mentre tutto il calcio italiano punta il dito verso di noi, perché noi saremmo stati favoriti da una tresca tra De Luca e De Laurentiis. Ma voi vi rendete conto di quelli che sono stati capaci di dire? Poi il Sassuolo fa quest'opera, vorrei capire perché non li fa giocare. Ma il Sassuolo è bravo e l'ASL invece no. Ma dico, ma voi veramente? Allora fanno bene quelli che scrivono "gli nemici di Napoli ce li abbiamo a Napoli dal 1861 quando fate questi commenti dimostrate di essere nemici del Napoli, perché non capite l'operazione che si fa nei confronti della nostra realtà. Certe volte, con i tre gradi di giudizio per ricevere giustizia in merito a un fatto rispetto al quale il Napoli è stato danneggiato il 4 ottobre, si andava lì e si vinceva. Salvatore, buongiorno.
Salve Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Allora Raffaele, vorrei spostare la... innanzutto vorrei farti tranquillizzare un po'. A me? E che è successo? Cioè per farmi tranquillizzare è svenuto il telefono, sì. È svenuto, vabbè. Allora, messaggi vocali, eccone ancora uno. Io non vorrei fare l'uccello di malaugurio. Penso che sto aspettando una bolletta alla vittoria di Napoli. Quando c'è tutta questa euforia che del Napoli, che vince, 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 speriamo che non perda. Ma io l'euforia la sento per la partita, poi non è che sento dire che il Napoli vince, vince, vince. Qualcuno sì, si sbilancia un po', ma in generale sento commenti molto equilibrati. Chi abbiamo al telefono? Grazie. Ciro, eccolo qua. Ciro. Ciao, Ciro. Buongiorno. Buongiorno. Prima cosa, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie amico mio, buongiorno. Poi volevo chiedere una cosa, perché non so il regolamento come funziona. Sì. La partita che doveva disputare Napoli con la Juve del 4 ottobre, Rabiot era squalificato. Dopo quella partita Rabiot ha giocato tranquillamente altre partite. Stasera se gioca Rabiot, c'è una volta ogni tanto che un calciatore della Juve ha una squalifica, non la sconta nemmeno? Questo volevo sapere. Possiamo verificare questa cosa, Andrea, perché quello che dice Ciro è giusto. Dice se lui doveva scontare la squalifica per quella partita e poi non l'ha mai scontato, così si sconta la prima partita utile, dice che non l'ha scontata. È possibile questa cosa? A me sembra strano. Vado a controllare, ma non credo che dobbiamo controllare questo. Se lui la partita successiva a quella che avrebbe dovuto giocare contro il Napoli ha scontato la squalifica prima di controllare, io la ricordo così, che con la Juve che vinceva a tavolino teoricamente inizialmente Rabiot è come se avesse già scontato la squalifica, quindi come se avesse giocato contro il Napoli e infatti poi giocò le successive. Quando poi venne predisposto il rinvio si doveva andare a riformulare la sua squalifica e infatti una partita non la giocò, però adesso per sicurezza. Vabbè, tu hai più memoria di me, quindi io mi fido di quello che tu ti ricordi perché ce n'hai molta di memoria. Sentiamo un messaggio vocale. Ciao Raf, ciao Andrea. Ciao. Secondo voi questa partita era meglio affrontarla il 4 ottobre o questa sera? Grazie. Guarda, conta veramente poco, ormai si gioca stasera, quindi il Napoli deve fare di tutto per vincerla stasera. Comunque, secondo me sarebbe stato preferibile giocare il 4 ottobre. Manuel al telefono. Raffaele, buongiorno. Ciao. Raffaele, voglio Andrea, ma stiamo parlando dello stesso Sassuolo che è talmente corretto che fa parlare altri dirigenti dei propri tesserati se vanno via o no a gennaio. Questo è il Sassuolo corretto che stiamo parlando. Lo devi dire a quelli che stanno ancora dipingendo il Sassuolo come la società che non fa giocare i suoi giocatori negativi. No, ma ti ricordi tre anni fa? Caso, quando è che non giocano contro la Roma? Ma ti faccio una domanda, e contro l'Inter, se dove c'è contro il Napoli, dove giocavano? C'è, scusami, nell'Inter c'è come direttore generale uno che si chiama Marotta. Quindi, e non voglio aggiungere altro. Vai. No, ma ti faccio una domanda, se dovevano giocare contro il Napoli, giocavano? Ma non lo so, ma io sinceramente... noi dobbiamo pensare male, perché noi dobbiamo iniziare a pensare male, perché altrimenti dicono che noi siamo semplici. Come la storia, e vi saluto, come la storia degli scudetti, là io dissi che la Juve nel momento in cui deciderà di non vincere più perché o per rifondare o per altro, vinceranno comunque le altre. E infatti ha lasciato... se li dividono sempre loro, Raffaele, tra Milano e Torino, tra Milano e Torino. Detto questo, comunque sono convinto che ci arriva nei primi quattro posti, ma stasera è una partita già decisa dopo la sentenza, l'esito della sentenza. Speriamo di no, dai Manuel, speriamo che non sia così, perché decisa penso che il Napoli debba perdere, se tu dici decisa. Sentiamo un... Allora, sul Rabiot, Raffaele, sono sul Rabiot, diciamo che... Aspetta, non si capisce niente, perché qua è impazzito il sistema, quindi perciò... Io non riesco a capire come fanno... Mi dovete mettere a posto il sistema, perché non si capisce più niente. Vai, Andrea, vai. Capire quello che tu vuoi dire?
Vai, vai Andrea, vai. No, io continuavo a sentire il messaggio. No, dicevo, sul Rabiot in realtà l'ha scontata ampiamente la squalifica. Che successe? Che dopo la sentenza, se tu ti ricordi, del fatto che la partita si dovesse ripetere, la Juve per precauzione lo tenne fuori dalla distinta contro la Fiorentina. Per evitare una penalità, una multa, perché il giocatore era squalificato. In realtà Bentancourt non giocò, Rabiot non giocò contro la Fiorentina, ma comunque arrivò una richiesta di squalifica successiva e saltò anche la gara con l'Udinese. Quindi in realtà Rabiot di partite non sono saltate una ma due, di conseguenza tutto quindi a posto. Diciamo che il presupposto del tifoso era corretto, però è anche giusto dire che la Juve non ha che fatto proprio giocare questa Rabiot, volta la Juve, come dice Agnelli, ha rispettato le regole. E le dobbiamo rispettare pure noi, ci dobbiamo andare. sì, ci impongono di fermarci queste regole e torneremo domani a mezzogiorno per commentare quel che sarà stato Juve-Napoli. Io ringrazio Tony Molà alla parte tecnica, la redazione, il capo ufficio stampa Paola di Genova e soprattutto Raffaele Auriemma. Ciao Raff. Sì, Andrea, ovviamente adesso mica finisce qua, anzi il meglio sta per arrivare. Dalle 13 alle 14 Marte Sport Live, con tutto ciò che significa l'attesa di questa gara, anche con voce di protagonisti. E poi questa sera ci sarà il grande Gianluca Gifuni che vi aggiornerà su quanto sta succedendo all'Allianz Stadium, e poi il post partita fino alle ore 22 con tutti i vostri commenti, come solo sa fare il nostro grande collega Gianluca Gifuni. Ora noi ce ne andiamo, vi saluto, a domani, ciao. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.